Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. Grazie. Oggi purtroppo vi portiamo una notizia difficile per tutti i fan di Eleonora Giorgi. La celebre attrice, che da mesi sta combattendo coraggiosamente contro un tumore al pancreas, non ha potuto partecipare a Pomeriggio 5, come previsto, generando molta preoccupazione tra il pubblico. Nonostante la sua assenza dallo show, Eleonora ha voluto aggiornare personalmente i suoi fan sulle sue condizioni di salute, spiegando che le cure a cui si sta sottoponendo sono molto intense ma necessarie. «Mi dispiace essere solo al telefono», ha detto Eleonora, «sono bombardata da cure molto serie che mi stanno debilitando. A volte sto bene, ma ieri è stata una giornata molto difficile, le chemio mi hanno abbattuta». La conduttrice del programma, Mirta Merlino, ha introdotto la telefonata con parole di grande affetto, definendo Eleonora una persona forte e coraggiosa che sta affrontando una sfida molto seria. Solo pochi giorni prima, Eleonora aveva confidato su Rai Radio 2 di sperare di guarire entro luglio, in tempo per il matrimonio di suo figlio. Eleonora ha parlato anche dell'indebolimento causato dalle cure, ma ha mostrato una grande forza e il desiderio di condividere la sua esperienza con il pubblico. Ha detto di essere stata travolta dall'affetto di molte persone, inclusi colleghi che non vedeva da tempo. Ha sottolineato quanto sia stata importante la diagnosi precoce, che le ha permesso di affrontare la malattia con maggiore consapevolezza. Nonostante le difficoltà del percorso, Eleonora Giorgi ha dimostrato grande coraggio e determinazione, rimanendo sempre in contatto con i suoi fan. La sua testimonianza è un esempio di resilienza e speranza per tutti. Eleonora continua a lottare con determinazione, sostenuta dall'affetto del suo pubblico e dei suoi cari. La forza del suo spirito è un'incredibile fonte di ispirazione per chiunque stia affrontando una sfida difficile. Se volete lasciarle un messaggio, fatelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao e al prossimo video!